Onorevole Ruocco, com'è sta storia che non è più adesso il momento di uscire dall'euro? Innanzitutto voglio precisare che non abbiamo fatto nessun cambio di direzione. Sono proprio venuta qui alcune settimane fa a spiegare la nostra posizione sull'euro e potete tranquillamente fare un confronto con ciò che dirò oggi, quindi non c'è nessun cambio di rotta. Il discorso dell'Europa è semplice. Questo tipo di euroburocrazia è un ostacolo all'economia italiana. Ci sono una serie di regole europee che vanno riviste. Mi riferisco al fiscal compact, mi riferisco al fatto che comunque non siamo in un clima di risk sharing, ma di segregazione dei rischi, ovvero sia ogni Stato deve da una parte rispettare delle regole stringenti, dall'altro lato badare a se stesso quando si tratta di poter garantire per il proprio debito pubblico. E quindi questo trova ovviamente l'Italia in una posizione di grossissimo svantaggio. Mi riferisco a tutta una serie di regole bancarie che sono state applicate soltanto a metà, per tutta invece quella parte di tutela dei depositi per tutti i cittadini europei, quelle regole non hanno mai visto la luce. Dall'altra parte, invece, abbiamo perso una serie di controlli nella nostra autonomia. Quindi mi riferisco all'euro che da una parte, come dicevo, è una moneta unica, dall'altra parte di fatto sconta diversi tassi di interesse, perché quando tu hai uno spread diverso dovuto al fatto che i rischi non sono condivisi ma segregati, ogni paese ha di fatto un'impresa, per farla breve, che opera in Italia, va a chiedere un prestito ad una banca ad un tasso di interesse più elevato di un'impresa, per E esempio, che com'è che opera in da Germania. queste basi si Questo arriva alla conclusione che non uccide bisogna uscire l'impresa dall'euro? italiana. Allora, un attimo, questo uccide l'impresa italiana e quindi abbiamo sempre detto che queste regole vanno riviste e questo è il momento per rivederlo, per rivedere tutto, tutte queste problematiche. Differentemente da ciò che è avvenuto fino ad oggi, in cui praticamente i governi italiani in Europa non hanno chiesto proprio nulla, anzi hanno fatto in modo che l'euroburocrazia dettasse, le regole in assoluto a scapito appunto delle Quindi, se imprese. voi domani vincete, domani, 4 marzo, vincete le elezioni, andate in Europa e chiedete che cosa? Beh, innanzitutto che la revisione, per esempio, del fiscal compact nel nostro programma elettorale, come lei faceva notare, abbiamo bisogno di investimenti. Gli investimenti produttivi non possono essere interdetti ad un paese. Un paese deve crescere, si deve sviluppare. Come fai ad avere dei casi di dissesti idrogeologici oppure alcune zone d'Italia dove le ferrovie hanno un solo binario e per via del fatto che io non posso, devo rispettare l'algebrina elementare dettata da Bruxelles, non posso dare ai miei cittadini una vita più dignitosa e delle infrastrutture migliori. Tutto questo deve essere rivisto e può essere rivisto perché questo è l'anno in Onorevole, cui si possono discutere di nuovo questi trattati. alla faccia degli investimenti però, il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Di Maio, ha detto investiamo in deficit, cioè freghiamocene di quanto debito facciamo, che poi le prossime generazioni pagheranno, fino a 100 miliardi di spesa in più per almeno 2-3 anni. Chissà se ce lo fanno fare. Però Alessandro, sì. no, mi scusi, però questo è un po' inesatto quello che lei ha detto, perché ciò che ha detto il nostro candidato Premier è che bisogna inizialmente cercare di appunto avere la possibilità di fare un po' di deficit per attivare degli investimenti produttivi con moltiplicatore maggiore di 1, che quindi hanno un ritorno maggiore in sostanza di quello che tu hai speso e quindi di conseguenza il paese si sviluppa e il debito alla lunga non cresce ma si riduce. Questo significa avere una politica lungimirante e non una politica di austerità che si autodistrugge. Ebbè,
Fate la pace in televisione, è bello. Siamo qui per aggranellare voti, ma per cercare di spiegare il meglio possibile ciò che vogliamo fare di questo paese. È stata detta una cosa corretta. Di fatto, se tu fai deficit per in qualche maniera mettere in atto i provvedimenti che ha messo in atto Renzi, che in 3 anni ha speso circa 60 miliardi di euro in provvedimenti come quelli del Jobs Act, che di fatto hanno dequalificato il lavoro. Abbiamo sì delle unità di persone che lavorano in più perché dovevamo drogare la statistica, però di fatto si è visto che quei lavori, che quel tipo di provvedimento non ha aumentato la produttività del lavoro e non ha interrotto per esempio la fuga di cervelli degli italiani all'estero. Quindi di fatto questi provvedimenti sono sbagliati. Allora Padoan ha un bel dire che bisogna investire, però poi nel merito fanno dei provvedimenti come quelli delle banche popolari, telefonando al proprio amico De Benedetti che compra le azioni, rivende le azioni, fa un pasticcio e guadagna circa 600.000 euro, dall'altra parte con 600 milioni di euro di debiti che lascia sulle spalle del Monte Paschi Siena, che chi deve risanare alla fine è lo Stato italiano. Ecco, spendere e buttare i miliardi di euro in questo modo, gliene potrei citare tanti, non ultimo il derivatone della Morgan Stanley che ci è costato cash dalla sera alla mattina 3 miliardi e 100, allora sono d'accordo che non vado a chiedere una deroga a Bruxelles per mettere in atto queste mance e mancette, quando non furti, che non portano da nessuna parte. Ma allora si deve fare un piano di investimenti serio, dove un appalto non costi 100 all'inizio e 500 alla fine, peraltro incompiuto. In quel caso il Paese sì che riparte, però sono d'accordo con grande controllo e con grande trasparenza a vantaggio dei cittadini. Quindi anche voi cambiereste il Jobs Act e come? Noi, come dicevo, non condividiamo la linea del Jobs Act perché quella porta soltanto precariato e dequalificazione professionale. Il programma del lavoro implica un investimento sulle nuove energie anche intellettuali del Paese. I giovani, in sostanza, che sono preparati in Italia non devono essere uscire dalle nostre università e trovare il voto cosmico, devono avere la possibilità di lavorare in Italia attraverso dei lavori qualificati. L'Italia deve diventare leader nella inventiva, nel proporre modelli di sviluppo che poi gli altri paesi devono copiare, non deve diventare la manovalanza. Come si fa questo? Anche lì, attraverso lo studio del mercato del lavoro, attraverso dando un piano strategico industriale al paese e scegliendo i settori produttivi in combinato con le università e investendo. Lo Stato deve incrementare gli investimenti in quei settori in modo che ci sia espansione logica, lineare, che dia un futuro in quei settori che futuro hanno. Mi dà una risposta secca, sì o no? Università gratis? L'università è un bene prezioso. Per quanto mi riguarda, da genitore sono molto più preoccupata che mio figlio, una volta laureato, possa riuscire a trovare una realizzazione all'interno del proprio paese, piuttosto che risparmiare una retta universitaria, che per carità fa sempre bene risparmiare, ma non è l'obiettivo di un genitore, credo. A proposito di sostegno al reddito, mi porti a fare l'ultima domanda all'onorevole Ruocco: che differenza c'è tra il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle e il reddito di dignità di Forza Italia? Il vostro costerebbe, è stato calcolato, una trentina di miliardi, più o meno come quello di dignità di Berlusconi, e dovrebbe coinvolgere circa 5 milioni di famiglie. A parte il fatto che Berlusconi, voglio dire, fa sorridere perché ha una credibilità pari allo zero, se gli vogliamo dar credito,
al di sotto dello zero, se vogliamo dire la verità. Detto questo, per quello che riguarda il reddito nostro di cittadinanza, parlando di cose più concrete, risponde proprio alla logica di un periodo di grande conversione industriale. In sostanza, dà la possibilità ad un giovane o ad un meno giovane e anche ai pensionati minimi di avere un reddito fisso anche quando passano da un lavoro ad un altro di 780 euro al mese, per le famiglie si incrementa circa 1.300 euro per un nucleo familiare di due persone. Ora, il discorso è questo, è proprio dare stabilità al sistema economico in un momento in cui lo Stato deve investire in nuovi settori produttivi e quindi deve formare. Attenzione, il nostro reddito non è un reddito di un salario di sussistenza dove la persona è inattiva ed improduttiva, è proprio ciò di cui si parlava, piuttosto che avallare il meccanismo di precarizzazione del lavoro, dare la possibilità di integrare continuamente le persone nel mercato del lavoro, continuando a vivere dignitosamente. E in più mette in circolo la copertura di cui lei parlava, che poi non sono 30 ma sono meno, circa tra i 15 e i 20 miliardi su per giù, che abbiamo già presentato in commissione al Senato, che sono già stati, hanno ricevuto la bollina le nostre coperture. Ecco, quella copertura sono soldi che si tolgono dalle spese improduttive, si danno alle fasce più deboli e ritornano immediatamente in circolo, come dicevamo, con un moltiplicatore, perché quella gente deve acquistare i prodotti, certo. E quindi dà manforte chiaramente all'economia. Grazie onorevole Carla Ruocco per essere stata con noi.